Comunque penso che Mise sia una persona preparata e abbia svolto un buon lavoro comunque con noi. Abbiamo sempre dato tutto e ovviamente siamo sempre stati uniti al mister. È chiaro che i risultati ultimamente non sono arrivati, ognuno si deve prendere comunque le proprie responsabilità, cominciare da noi e cercare di ripartire da subito. I tifosi dopo l'ultima partita hanno anche un po' contestato la squadra, vi chiedono di più, è giusto? È anche normale che dopo comunque uno 0-3 in casa un po' la gente possa contestare. Dal canto nostro ci serve per dare ancora di più e per cercare di fare subito più punti possibili. Sappiamo che non è facile perché comunque il campionato di Serie A è un campionato molto competitivo, ma noi ci dobbiamo mettere tutta sia per noi stessi sia per loro. Siamo stati e siamo un gruppo unito che rema tutti dalla stessa parte. È chiaro che con il mister abbiamo molto affiatamento e lui comunque è uno che ci metteva nelle condizioni di stare tranquilli, di poter svolgere al massimo il nostro lavoro, al massimo del nostro impegno. Quello che puoi dire è cosa pensi dell'eventuale soluzione per Otti? Ma penso che la società farà le sue valutazioni e guarderà cos'è il meglio per il Livorno. Con chiunque allenatore verrà noi dobbiamo cercare di dare il massimo, come abbiamo sempre fatto in ogni allenamento e partita, e cercare di dare anche un qualcosina in più. Avete perso un po' di fiducia in queste ultime partite? No, è chiaro che, come sappiamo, diciamo, l'autostima viene con le vittorie. Noi ormai è da un po' di partite che non facciamo punti, ma non dobbiamo abbatterci, anzi dobbiamo cercare di guardare avanti e di pensare partita per partita. E il Livorno d'ora in avanti dovrà essere, come sempre stato, una squadra che dovrà dare del filo dal torcere a tutti, e comunque il campionato è ancora lungo e noi ancora ci crediamo.